corsa allo Stadio Grande Torino. Si gira in Piemonte nel rispetto delle norme anti-Covid, il primo film indiano ambientato in Italia con le star di Bollywood, Milena Boccadoro. Chuck, nel cortile di Palazzo Carignano si gira una delle scene musicali di Radhe Shyam, versione Bollywood di Giulietta e Romeo, prima mega produzione indiana ambientata tutta in Italia tra Torino e Roma, e con due vere star, Prabhasa e Pooja, i due protagonisti di una storia d'amore. I due giovani di origine indiana vivono in Italia, lui a Torino, è un astrologo, lei a Roma. Il loro amore corre sul treno ed è così che per uno dei loro incontri è stata scelta la stazione ferroviaria di Ceres. Abbiamo deciso di girare in Piemonte perché offre tantissime possibilità, ci dice il produttore indiano Pramod Uppalapati. Ci sono città con palazzi storici come Torino, ma anche piccoli centri, campagne. Si gira sotto la pioggia in Piazza Carlo Alberto, almeno 100 i tecnici impegnati ogni giorno fino a fine mese. Per la metà arrivato dall'India, tamponi Covid all'arrivo e poi ogni 5-7 giorni per tutti con un protocollo siglato con l'ASL di Torino. Quello che conta è stato sempre dal primo giorno poter seguire le linee guida in maniera molto stretta, insomma molto ferma, così da evitare. Infatti siamo riusciti, insomma, ad arrivare ad oggi e senza incidenti. È un momento veramente complicato, ma qui abbiamo trovato un grande supporto, ci dice Prabhas, e ve ne siamo davvero grati. Al suo fianco anche il regista Radha Krishna e il produttore a cui è andata la targa ricordo della Film Commission. Di avere loro qui per noi è un'occasione non solo di poter coinvolgere quelle che sono le maestranze del territorio, ma anche e soprattutto da un punto di vista promozionale. Anche sul mercato indiano si possono conoscere quelli che sono i luoghi più belli della nostra città.